Ciao amici, oggi facciamo i canederli. Questa ricetta altoatesina è molto gustosa. Potrete mangiarli asciutti, ovviamente io vi consiglio di mangiarli in brodo. E adesso vediamo gli ingredienti e ovviamente la preparazione. Ho messo sul fuoco con del burro 50 g di cipolle bianche. E sempre sul fuoco in una padella 150 g di speck tagliato a dadini. Poi, come vedete, ho preparato 250 g di pane raffermo, il mio pane toscano, vi lascio la ricetta qui sopra, tagliato a dadini, mi raccomando. E dobbiamo mescolare il latte con il pane. Usate le mani, ovviamente, perché viene molto bene. Lo so, ci si sporca un po', ma il far da mangiare funziona meglio così. Inseriamo il sale, quanto basta, ovviamente. L'erba cipollina. Io abbondo perché a noi piace moltissimo. Due uova. E del prezzemolo. A questo punto aggiungiamo lo speck. E le cipolle. E mescoliamo con un mestolo di legno perché il tutto è abbastanza caldo. Ma a questo punto cominciamo a mescolare con le mani. Stringete, strizzate, non abbiate timore di sporcarvi perché in cucina ogni tanto, anzi direi spesso, ci si sporca e si sporca, beh, tanto dopo si pulisce, no? E quindi sappiamo però cosa mangiamo. Un altro pochino di sale. Dobbiamo fare di tutto per amalgamare tutti questi sapori. Voi non li sentite, ma c'è un odore qui che stanno arrivando tutti. Quando si mangia. E adesso cominciamo a fare i canederli. Dobbiamo fare delle palline come questa che vedete. Poi la giriamo nel pane grattugiato e così formiamo tutte le palline. Ne verranno una decina circa. Troppo profumo, mi sembra di essere in montagna, esattamente a Castelrotto. E vai, ci siamo, proprio 10, come avevo preventivato. Questi sono degli ottimi canederli. Bene amici, questa è la ricetta, se vi è piaciuta lasciate un like, se volete iscrivetevi al canale e comunque ne seguiranno di altre. Quindi ci vediamo alla prossima ricetta. Ovviamente io li cuocerò in brodo, eh?